Per De Angelis il 1985, dopo sei intensi anni di Formula 1, sembrava dovesse essere quello atteso da sempre. Vincitore a Imola, anche se a tavolino, conquistava pure la leadership del campionato. Indubbiamente la Lotus appariva inferiore alla McLaren e alla Ferrari, ma il pilota romano stava comunque dimostrando di avere tutte le carte in regola per battersi fino in fondo contro gli alfieri delle due scuderie, vale a dire Alain Prost e Michele Alborito. Ayrton Senna, il neacquisto della Lotus, però si conquistava subito le simpatie e l'appoggio del team, privando De Angelis delle sue chance iridate e costringendolo a cercarsi un'altra squadra. Io credo che Ayrton sia un pilota molto veloce e anche abbastanza intelligente. Gli manca un po' di esperienza per venire fuori completamente. Credo che sia arrivato troppo in fretta, con mezzi certe volte anche poco ortodossi, quindi è chiaro che questo non ha favorito le simpatie all'interno della Formula 1.